Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio in un angolo del convento. Riconoscerete la porta che ho alle mie spalle, quella porta della clausura dove tante volte Padre Pio è stato immortalato in alcune fotografie insieme a dei figli spirituali, insieme anche agli stessi confratelli, in momenti gioviali, ecco, di fraternità. E oggi di questo vogliamo parlarvi, anche se c'è un episodio tutto particolare, quanto Padre Pio era legato anche ai suoi figli spirituali. Cosa era accaduto? Ce lo racconta Don Pasquale Cataneo nei suoi fioretti. Infatti lui racconta che è un episodio che è avvenuto alla marchesa Rizzani Boschi, ovvero quella piccola fanciulla che quando lei nasceva il papà moriva. E lo stesso padre Pio da Pietrelcina, ovvero all'epoca Fra Pio da Pietrelcina nel lontano 1905, si recò in bilocazione nella casa della marchesa ad Udine. Lei nasceva, ecco, in bilocazione era nella sua casa e la Madonna le affidò questa piccola bambina. Ecco, la affido a te, disse la Madonna a Padre Pio, e Giovanna fu una figlia spirituale molto legata a Padre Pio. Che cosa era accaduto? Ecco, Don Pasquale ci racconta che molti anni fa, quando la marchesa abitava a Napoli, in via del Casale, vicino in via Marechiaro, dove abitavo anch'io, è proprio perché l'ingegner Fernando, il marito, si occupava di alcune pratiche riguardanti la nostra casa, quindi avevo perciò occasione di recarmi spesso dalla signora. E quindi il discorso cadde su Padre Pio, che avevo anch'io conosciuto e frequentato dal 1940. Un giorno, come di tanto in tanto faceva la marchesa, venne nella nostra chiesa, chiese di confessarsi e quindi fare la comunione. Erano circa le 9 del mattino, io venni avvisato, scesi in chiesa, confessai la signora, le feci la comunione e poi me ne risalii in camera. Per me la cosa sarebbe finita così se la signora marchesa non me ne avesse parlato un giorno, chiaramente successivo, che trasferitasi a Roma le andai a fare visita. Giacché quel mattino, ecco qui il racconto, che venne a fare la confessione a Napoli, accadde qualcosa di particolare. Infatti ci fu un vero e proprio schiaffo. Infatti Don Pasquale scrive: io non sentii nessun rumore di schiaffo, né sporsi il capo dal confessionale, come si legge anche nello stesso libro di padre Alberto d'Apolito che ha raccolto la testimonianza di Giovanna. Nel corso della conversazione, dunque, la marchesa mi dice: ma sa Don Pasquale che quel giorno che venne a confessarmi da lei, Padre Pio mi diede uno schiaffo? Ed io risposi: come uno schiaffo? Io non ho sentito niente. E Giovanna continuò: lei non ha sentito niente, ma io sì. E come? Poi qui la spiegazione, che Padre Pio, visto che lei aveva preso l'abitudine di confessare peccati già detti in precedenti confessioni, le aveva ingiunto di non farlo più. Ma poiché continuava a farlo anche nelle confessioni successive, quindi con altri sacerdoti, in questo caso con Don Pasquale, ad un certo punto le aveva detto: la prossima volta che tu continui a fare così ti darò uno schiaffo. E quella mattina Padre Pio aveva mantenuto la parola.